Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera alternata che vi sta piacendo un sacco. Allora andiamoci a vedere subito il calendario, così vi faccio vedere in cosa consiste l'episodio di oggi, che partite giocheremo. Allora, giocheremo sicuramente questa col Valencia e abbiamo deciso in comune accordo con Leo di giocare barra simulare comunque 5 partite per arrivare subito alla Champions, al mercato di gennaio e tutto il resto, altrimenti diventa un po' noioso con sole 3 partite. Allora, io giocherò questa qui col Valencia e poi giocherò quella lì col Siviglia e poi vabbè simuleremo con la Spagna e con queste altre due partite sulla carta abbastanza agevoli. Quindi ragazzi, direi che possiamo iniziare. Nel frattempo voglio farvi vedere un po' la rosa, l'ho un po' modificata, il mio modulo. Allora, c'è anche il modulo Ricky 2, che è il 4-2-2-2 che mi avete consigliato nei commenti. Non mi entusiasma proprio particolarmente, ma potrebbe servire. Invece il mio modulo, ragazzi, l'ho messo un po' più in avanti, tutti i giocatori spostati un po' più in avanti. Ho messo anche Hazard, ho messo Messi più laterale, diciamo. La corsia di destra serve più per attaccare, la corsia di sinistra difende un po' di più, ma non rinuncia alle sortite offensive. Quindi ragazzi, l'unico vero top è Agüero, che sta in panchina ma pronto ad entrare. Quindi ragazzi, io direi che possiamo andare subito a giocarci la prima partita col Valencia. Vediamo un po', le divise vanno benissimo. Ok, la formazione leggenda 4 minuti coperto, si va nel match. Si comincia ragazzi, pubblico delle grandi occasioni. Ovviamente dobbiamo essere bravi a confermare la nostra super potenza, la nostra super squadra che abbiamo costruito sia io che Leo. Vedete, siamo secondi in classifica a soli 2 punti dal Real Madrid. Mi raccomando Barcellona, non facciamo scherzi, abbiamo la miglior difesa sotto nel match. Bella l'azione, sempre buona. Eccolo Suarez che tiene il pallone, vede tra le linee Iniesta. Iniesta può cambiare tutto per Alexandro, fantastica la palla. Alexandro ha un buon cross, palla dentro Suarez, il miracolo, e poi arriva l'1-0 ragazzi. Mamma mia che bella azione anche qui, un po' di fortuna sul rimpallo, ma Suarez timbra l'1-0 su un fantastico cross qui di Alexandro ragazzi. È un'illuminazione di Iniesta fantastica, 1-0 per noi, continuiamo così. Vai Messi che vince il rimpallo ragazzi, che giocatore Messi messo anche lì. Bella la palla dentro, attenzione Suarez, 2-0, ma che azione anche qui ragazzi, giochiamo alla grandissima e Suarez segna sempre, sempre, sempre. Bellissima la giocata di Messi che la mette dentro. Bello anche il passaggio qui secco e arriva il 2-0. Fantastica azione. Vai con la ripartenza Suarez, vede Alexandro. Vai Alexandro che rientra, vede Suarez. Suarez, il pallone dentro, Iniesta! 3-0! Vabbè ragazzi, sul velluto, mamma mia. Si inserisce Don Andrés Iniesta e firma il 3-0. Tanta roba questo nostro Barcellona. Farei qualche cambio ragazzi. Allora, toglierei Iniesta perché veramente non ce la fa più e metterei Rakitic. Poi metterei Paco Alcacer al posto di Suarez, che comunque già ha fatto una doppietta. E poi metterei Agüero al posto di Hazard. Perfetto così. Vai che c'è lo spazio, vai che c'è lo spazio. Agüero, il pallone dentro per Alexandro! 4-0 netto, nettissimo, mamma mia. Come si inserisce Alexandro lì dalla sinistra, ragazzi. Fenomenale, 4-0 al Valencia fuori casa. Vi posso assicurare che è veramente tanta, tanta roba. E qui subiamo il contropiede, attenzione a Orellana. Madonna che intervento Koulibaly. No, ragazzi, non era fallo, sulla palla sono andato. No, questo mi dà rosso, raga, questo mi dà rosso. Aia, 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 lo sapevo io, ma sono andato sulla palla. Vediamo se lo fa rivedere. No, non lo fa rivedere, vabbè, ma io ero andato sulla palla. Vediamo questo calcio di punizione. Occhio, va bene. E finisce il match ragazzi, 4-0, nettissimo, peccato per l'espulsione finale. Però ci portiamo a casa questo nettissimo risultato, andiamo sotto con le prossime partite. Io ragazzi voglio allenare la primavera anche perché abbiamo gli obiettivi che sono difficilissimi, però ci voglio provare. Quindi faccio allenare tantissimo la primavera questi nostri 3 giocatori e vediamo se riusciamo a farli salire bene. 16esimi di Coppa ragazzi, non voglio giocare con le seconde linee, vabbè qui sostituiamo Koulibaly, non voglio giocare con le seconde linee perché siamo ancora ad inizio campionato e servono minuti. E vediamo qui, ovviamente la simuliamo, vinciamo 1-0, gol di Suarez. Suarez segna sempre.
Come vi ho detto nel calendario, ora ci simuliamo la prossima e poi però giocheremo, se non sbaglio, col Siviglia. Partita anche lì bella tosta tosta. Però vediamo prima queste tre email cosa ci dicono. Ok, va bene. Squalifica scontata Koulibaly, va benissimo. Vorrebbe giocare Luis Martinez, giocatore della primavera. Si può provare, dai, si può provare a mettere qui. Magari facciamo riposare Don Andrés Iniesta. Perché Martinez non mi ricordo preciso il ruolo che ha. Sì, centrocampista, allora ricordavo bene. Dai, facciamolo giocare sperando non faccia scherzi. Però alla fine abbiamo uno squadrone, in teoria dovremmo portarla a casa questa partita simulata. Giochiamo in casa contro il Granada. Vediamo un po', io prevedo un gol di Hazard, non so perché, ma vediamo cosa succede. 1-0, no, Suarez, sempre lui ragazzi, sempre lui a mettere il timbro, diciamo. 82 di overall buono. Simuliamo ancora una volta i nostri giocatori della primavera. Vediamo, non sale ancora nessuno. Però dai, Guerrero sta crescendo veramente bene. Anche Cardona, direi. No ragazzi, non ci credo. Infortuni in allenamento per Chilesen. 2 mesi di stop. Brutta tegola, dato che io mi stavo trovando benissimo con lui e Ter Stegen. Lo odio. E vabbè, tocca far giocare Ter Stegen. Ok, partita di campionato contro il Siviglia. Vedete lì, se riuscissimo a vincere agganceremmo il Real Madrid. Però anche il Siviglia ha i nostri stessi punti e vorrebbe fare la stessa cosa. Quindi sfida al vertice, sfida veramente importantissima. Giochiamo fuori casa, quindi motivo in più per fare bene. Allora, io direi di giocare con la formazione titolare perché è una sfida importantissima. Però questa volta voglio giocarmi la carta Agüero al posto di Hazard. Hazard lo vorrei mettere nel secondo tempo per sfruttarlo. E poi vorrei far giocare un po' Seri al posto di André Gomes. Variamo poco poco perché i giocatori buoni ce l'abbiamo. Quindi leggenda 4 minuti nuvoloso, si va nel match. Come detto, sfida al vertice. Veramente non possiamo sbagliare, non possiamo fallire. È una sfida veramente veramente tesissima. Dobbiamo fare benissimo col nostro Barcellona. Abbiamo le capacità per farlo, abbiamo i giocatori per farlo. Ecco inquadrato il capitano Lionel Messi. Si comincia. Bella la palla in profondità per Sarabia. Sarabia rientra. Vediamo se prova il cross. Vediamo se riusciamo a chiuderlo più che altro. Stanno facendo un ottimo possesso palla, ma qui interviene benissimo Alexandro. La palla però resta lì. Attenzione a Jovetic. Qui azione molto molto brutta. Esce Koulibaly. Aia, la palla resta lì. Ben Yedda. Palla fuori. Vai Umtiti, pallone dentro, ancora Iniesta, ricomincia da dietro, Piqué, li stiamo avvolgendo, bella Agüero, per Messi, Messi, Messi che prova a rientrare il mancino, Sergio Rico, che parata, madonna che palla aveva messo Agüero ragazzi, che palla aveva messo, però purtroppo interviene bene l'arbitro e ferma tutto. Allora Iniesta l'ho visto un po' scarico, ragazzi metterei Rakitic, bello il pallone di Messi per Agüero, ancora bella la trama offensiva. Suarez vede Rakitic, Rakitic salta il suo diretto avversario, Rakitic! Raga, e che vi devo dire? Mossa perfetta, tolgo Iniesta, metto Rakitic e firma all'inizio del secondo tempo l'1-0, bellissima azione devo dire tra le linee. Qui dribbling secco di Rakitic e poi la piazza alle spalle del portiere, alle spalle di Sergio Rico, se non sbaglio. 4 gol in campionato, che non è poco per uno che non gioca almeno con me titolare. E quindi siamo 1-0. Bella questa azione avvolgente per dare palla. Alexandro, mettila dentro Suarez. No, vai Messi, Messi, Messi. Madonna che dribbling che tiene Messi. Il mancino traversa. Raga, ma da dove aveva tirato Messi? Mamma mia, l'azione forse è ancora buona. Sì, Suarez la tiene. Eccolo Suarez. Madonna che aveva fatto Messi. E finisce il match ragazzi. Ci portiamo a casa anche questa importantissima vittoria. Così saliamo al vertice insieme al Real Madrid e stacchiamo proprio il Siviglia che abbiamo appena affrontato. Quindi alla grande ora, ultima partita, Portogallo-Spagna, che però mi simulerei perché alla fine la nazionale l'ho presa giusto per poter allenare Cristiano Ronaldo. Poi vabbè, se passiamo in Coppa del Mondo lì ci divertiamo un po' di più. Allora, qui non mi salgono i giocatori della primavera e questo non è un bene, anzi è un male, maledizione che abbiamo gli obiettivi, quindi qui avanzerei. Ecco qua ragazzi, qualificazione ai mondiali, quindi io direi di simulare, ha fatto tutto Leo la formazione, alla fine io non voglio toccare più di tanto
la situazione, vedete, Silva, fantastico. Perdiamo 2-1, però con la Spagna non era semplice. Ora voglio dare la patata bollente a Leo, magari, non so se la gioca la prossima partita di nazionale, dobbiamo vedere un po'. Allora, vediamo qui se sale qualcuno, perché non salite, maledetti? Cioè, salgono le caratteristiche, ma l'overall ancora tarda ad arrivare, tarda a salire come si deve. L'operato di Ricky lascia interdetti i tifosi, forse per la nazionale, però ragazzi... Alla fine, vedete, 5 partite, 12 punti, siamo primi nel tabellone di qualificazione, quindi va bene così. Quindi ragazzi, direi che questo episodio mio, cioè personale, può finire qui. Leo ora avrà la partita di nazionale col Malaga, con questa qua che era la Real Sociedad, se non sbaglio, partita di Coppa, e poi Real Madrid, attenzione. Noi poi abbiamo queste due partite, Villarreal, dai, abbastanza agevoli qui, direi. Quindi ragazzi, questo episodio finisce qui, spero vi sia piaciuto, stiamo andando bene, direi sia in nazionale anche se ho perso con la Spagna, ma ci sta, è ottimo in campionato, quindi tanti mi piace, iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!